Ciao a tutti, buongiorno. Allora, intanto chiedo scusa per il rumore di sottofondo, ma sono davanti alla finestra e ovviamente ci sono altre persone, rumori ambientali vari. Allora, come vi avevo anticipato su Instagram, vi faccio la recensione di un paio di prodotti che sono il Primer di Pupa e questo nuovo mascara, che per me è nuovo, non so se magari voi lo conoscete già. Di questo marchio l'Atelier du Sourcil, questo marchio francese. Allora, intanto partiamo con il primer, questo qui di Pupa, è un primer occhi. Allora, come prima impressione mi è piaciuto, l'ho provato l'altro giorno e è così. Il trucco mi è durato più di 9 ore, me lo sono messo alle 10 e mezzo la mattina e me lo sono struccato alle, che ora era un quarto alle 8 circa, ed era ancora lì, l'ombretto era andato giusto, iniziava ad andare un po' nelle pieghettine qui all'inizio dell'occhio, ma ovviamente erano quasi le 8 di sera, dalle 10 e mezzo la mattina, insomma è un buon risultato, è un buon prodotto. L'ho applicato così su tutta la palpebra, proprio sia sulla palpebra mobile che poi a tirare su anche sulla fissa, perché se poi andate a truccare tutto l'occhio, almeno se ve lo portate anche un po' leggermente in fuori. Dopo che lo applicate, fatelo asciugare un po', quindi non andate a stenderlo e subito a truccarvi gli occhi, attendete qualche secondo in modo tale che si asciughi bene e possa fare meglio il suo lavoro, ecco. Non è assolutamente unto, a differenza di altri che sono più untuosi. Primer è un qualcosa che aiuta il grip, diciamo, poi degli ombretti. Lo fate asciugare, come vedete vi uniforma anche un po' il colorito della palpebra, va a minimizzare quelle che possono essere discromie varie. Lo facciamo asciugare un po' e procediamo con il trucco. Adesso io non farò un gran trucco, vi faccio vedere, uso questa palettina di Rivrochet con la quale tra l'altro mi trovo molto bene, i prodotti, gli ombretti sono molto scriventi e mi piacciono. Prendo così è mio, è personale, quindi ci metto tranquillamente le dita. Me le sono lavate pure tra l'altro. E niente, voi andate poi procedete poi con il vostro trucco come preferite. E quindi insomma dal test che ho fatto è risultato che comunque è un buon prodotto. E poi vi faccio vedere quest'altro prodottino che è appunto questo mascara di questo brand francese. E c'è scritto Voluma Seals Mascara. Ed è fatto così, come vi avevo anticipato. Questo è lo scovolino, non c'è solo questo, ci sono anche altre due tipologie di mascara. Ed è un mascara piuttosto, come si dice, bagnato. È molto bagnato rispetto, per esempio, ad altri come quello di Kat Von D, uno di Kat Von D che è veramente estremamente secco e lo sentite subito appena lo stendete, ecco che è secco e quindi poi. Successivamente, ovviamente, come sappiamo, i mascara quando li apriamo sono più bagnati via via che passa il tempo, che quindi stanno aperti, tendono a seccare e tendono anche a performare meglio. Infatti, il mascara non va mai giudicato la prima volta, il primo giorno che si utilizza, gli va dato il tempo, diciamo, di asciugarsi un po' e quindi assestarsi. Però ecco, questo qua sinceramente è come piace a me, ecco. Se vi piacciono i mascara super secchi fin da subito, prendete quello di Kat Von D, ma non prendete questo. Questo qua invece a me piace molto, ha un buon effetto volume.
Mi ricorda un po' quello di Clinique, il mio amato Clinique. Mi piace veramente tantissimo, è forse il mio preferito. E questo me lo ricorda molto, quindi. Mi sto trovando bene. Mi piace lo scovolino che è adatto alle mie ciglia. Non mi piacciono quelli troppo grossi perché io non ho delle ciglione enormi. E ce li ho fini, ce li ho. Non sono delle grandi ciglia, ecco, né lunghe e nemmeno spesse, ecco, corpose, come del resto anche i capelli. E quindi questo mi va assolutamente bene, proprio il mio. È proprio il mio mascara, sia a livello di scovolino per le mie ciglia e sia proprio come formulazione. Mi piace tantissimo. Insomma, la differenza si vede. E quindi questo è questo qui. Che cosa vi posso dire di più? Che questo dura 6 mesi, sono 11 ml, e mentre invece del primer Pupa sono 4 ml e dura anche questo 6 mesi. E qui c'è scritto primer occhi, base occhi pre-trucco, aumenta la tenuta dell'ombretto e ne facilita la stesura, uniforme il colorito della pelle ed enfatizza il colore del make-up, minimizza segni e increspature della palpebra, può essere utilizzato anche da solo per un aspetto uniforme e levigato, oftalmologicamente testato. Quindi sia questo che questo ve li consiglio. Questo l'ho trovato da Marianne e costava 27,90 euro. E questo qua invece devo fare una ricerca perché non ricordo quanto costa, comunque ve lo lascio scritto, e l'ho preso sempre da Marianne. E niente, quindi questa era la recensione che volevo farvi. Questi prodotti ve li consiglio e ci vediamo quindi in un prossimo video. Buona giornata, ciao.